un precedente video vi dicevo che è importante oggi il comportamento. Il comportamento significa gestire il rapporto tra noi e la banca in modo virtuoso e non vizioso. Facciamo un esempio pratico, anche questo è un esempio professionale di questi giorni. Impresa, piccola impresa, alcuni milioni di euro di fatturato, opera con una banca storica. Una banca storica ha dei titoli in garanzia. Questa impresa non ha, prima di conoscermi, non aveva sostanzialmente la gestione del cosiddetto budget di tesoreria, o meglio ce l'aveva in modo un po' rudimentale. Voi sapete che poi ci sono tre momenti topici, cioè di solito il 10, il 15 del mese, il 5, i momenti fondamentali in cui si pagano i dipendenti, i fornitori, l'IVA, le ritenute, eccetera, e poi la gran parte dei fornitori vengono messi a fine mese. Succede che a un certo punto questa impresa telefona alla banca, queste cose mi sono state raccontate dopo naturalmente, e gli dice in un certo mese, guardi, purtroppo il mio cliente che deve ricevere dei soldi dalla Germania, eccetera, in ritardo, io purtroppo ho i fidi a tappo, però ho delle fatture da anticipare, quindi io devo fare dell'anticipo fatture, ma ho delle riba in scadenza, che succede? Risposta della banca, non si preoccupi, perché anticipiamo, quindi con la liquidità che creiamo sull'anticipo attivo andiamo a pagarsi, cioè non andiamo ad avere problemi in termini di liquidità. Ah, bene bene, tutto rassicurato. Mesi dopo, parliamo di circa 6 mesi dopo, si scopre, quando dopo questo signore viene da me, che era sconfinato in centrale rischi per 4 volte per cifre importanti. E questo signore dice, non è possibile. Certo che è possibile, perché se tu adotti una procedura di quel genere, che non è una procedura, si chiama telefonata e rassicurazione telefonica, ma se ci fosse una mail non cambierebbe niente, come ho anche detto in un dibattito su un social forum. Tu hai sanato il rapporto con la tua banca, con quella alla quale hai telefonato, ma non hai affatto sanato il rapporto sul sistema, cioè si accende sulla tua impresa, avete presente un albero di Natale con tutte le lampadine, ecco, voi su tutto il sistema bancario venite letti così, cioè avete le lampadine addosso e tutti gli altri, se voi per 4 mesi, come nel caso di specie, avete fatto questa stupidaggine, complice la mancanza di professionalità di quell'altra banca, voi non avete più credito, è molto semplice, non ve lo danno perché avete dei rating non sostenibili. Ecco perché per esempio tutti pensano al rating. Il rating certo che è importante, ma dipende dai comportamenti. Allora, come finisce questa storia? Questa storia finisce col fatto che, presa l'azienda, cultura finanziaria, punto 1, comportamento finanziario, punto 2, punto 3, competenze, cioè cosa si deve fare. Ecco, chiarite queste tre cose, oggi quell'azienda non è più con quella banca, ha portato via i titoli, è in un'altra banca, ha più soldi di prima, maggiori spazi, paga meno e soprattutto è bancabile. Non è poco questo.